Tony Gio avvia le femmine di 5 e 6 anni, sono in 12. I numeri 1 e 4 corrono il rapporto di scuderia: Dallo steccato Brina Caffa, Biancaneve SM, Ballerina Egra, Lariel K, Beatrice Grad, Blanca Daghi, Ashild di Meletro e Baschirio P, seconda fila per Baltimora OP, Arnica Uls, Bugatti Ferme e Baltimora Zacca, arretrata a Baschirio P. Con prudenza a Biancaneve. Brina Caff è la più sollecita al via. Nei confronti di Ballerina Egral filtra dalla seconda fila Baltimore OP. A largo interviene Blanca Daghi che poi prova a ritrarsi. 200 metri in 13 e 7. Brina Caff affiancata da ballerina, terza ruota per Blanca Daghi, seconda pariglia per Beatrice Grad. Primo quarto in decelerazione, completato in 29,5, insiste Blanca Daghi, aggira Ballerina Egral e si presenta ai lati di Brina Baltimoro Baltimora Oppia è seconda la corda, quarta pariglia per Biancaneve SM. I 600 sono completati comunque in un veloce 43,7. Con la leader e favorita della gara, Brina Kaff, figlia di Caff, a menare le danze. Si viaggia sul piede dell'1,15-16,5 la curva. Si arriva così al completamento del chilometro, ultimato in 1,14-8. Brina Kaff, affiancata da Blanca Daghi nelle prime due posizioni. Poi Baltimoro OP lungo i paletti dalle retrovie si fa notare per una lunga progressione Baschiri OP parata da Biancaneve ma sono ancora lontano dalle prime 1.29 3 quarti di miglio ingresso in retta d'arrivo Brinacaff in vantaggio ma richiesta prova lo stacco ma interviene Baschiri OP Baschiria OP nonostante venisse dal Vomero riesce a superare tutti e a vincere la gara, mentre Brina Caff conserva il secondo. Dal tentativo di Baltimora OP, 8-1-9, arrivo probabile ed ufficioso, media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1-14 per il ritorno al successo di Baschiri OP, la mago d'amore Maia del Ronco, allenata da Domenico Luongo per i colori del signor Rosario Iavarone, in salchi c'era... Crescenzo Maione